che fa acqua da moltissime parti. E adesso ve le dico, vi dico anche quali sono, ma secondo me, secondo gli amici dell'opposizione con cui noi ci stiamo confrontando e leggendo con difficoltà tutta questa mole di documenti, però ci sono diversi problemi che invece potrebbero essere contenuti in un punto. Va bene, li esaminiamo in commissione e poi arriveremo finalmente ad una cartografia che magari recepirà questo oppure anche altri pareri dei consiglieri. Però confrontarsi, partire da un documento è fondamentale, è impossibile fare altrimenti. Un piano non è un documento che tu lo emendi, come si fa anche nei consigli, è sostituire le parole con le parole. Qui devi vedere i colori. I colori già nella planimetria sono sbagliati e fuorvianti. Abbiamo visto che tutte quelle che sembravano aree pedonali, perché se uno andava alla leggenda, gerundivo latino da leggere, vai alla leggenda, ma i colori non trovi il giallo e il blu, ma trovi il verde che indica area pedonale. E quindi mi riferisco a tutta la zona tratteggiata in verde qua sulla carta, colore che è sbagliato. Questa dovrebbe essere, non è verde, ma glielo dice. L'abbiamo portato le planimetrie, quelle nuove. Io parlo di quella lottata in giunta, sì, a quella mi sono riferito. Però eravamo rimasti, che le avremmo modificati successivamente all'approvazione. Le abbiamo prodotte. Questa è stata stampata quando? Sì, ieri. Sì, sì, dal sì, documento sì, che sta sul. Sì, perché sì, quelle sono quelle. L'avete inviato voi? No, guardi, qua è verde, la leggenda verde diceva che se le avete stampate, se sono quelle che stavate vedendo, sono verdi. Noi abbiamo prodotto quelle nuove, realizzate, come, e le abbiamo inviate anche come documenti. Questo è il documento inviato, ed è ancora verde. No, perché lui si riferisce a verde. No, io dico il verde tratteggiato per tutto il centro storico è sbagliato, perché non è verde, questo è... non è verde, però lo so, ma qua è verde, se non è il giallo della zona indicata sovrapposto a un tratteggio blu. Allora, siccome per gli impressionisti, monete, eccetera, blu e giallo da verde, prendo atto che lo faremo leggere a Degas o a qualcun altro. No, il verde è verde, il blu è giallo e giallo. E quindi diciamo andrebbe stampata e redatta anche una cartografia attendibile, se no la parte del verde. Però siccome queste cose poi ce l'hanno dette anche a parole, andiamo oltre. Io dicevo sull'importanza di avere almeno una base condivisa su cui operare e fare delle modifiche. È stato inserito, adesso prendo atto dall'assessore, finalmente la prima volta questa mattina, che realizzerà una nuova planimetria. Allora, passiamo adesso alle domande, a quelli che potrebbero essere degli emendamenti che abbiamo iniziato a elaborare, poi credo che ci dovremo vedere più volte, perché un conto almeno una cosa, questo è un piano di settore rispetto al piano regolatore generale, quindi tu c'hai già una cosa che vuole la maggioranza, dice posso cambiare soltanto quella via, quella... Qua ci sono molti interventi che si devono fare anche sulla filosofia di base che noi non condividiamo, perché far redigere a chi gestisce i parcheggi un piano che soprattutto è come cosa negativa va a disciplinare la sosta, per me quantomeno proprio al minimo è stridente come cosa, no? Non è possibile, perché la cosa macroscopica di questo piano che non condivido è proprio la gestione della sosta. Allora, in ordine non per importanza, ma come li abbiamo appuntati, innanzitutto qua ci sono delle P che individuano i parcheggi, no? Per esempio qua sotto, vedete, P, ma se uno va a vedere questa zona, questa è una collina, perché la zona praticamente della piana di San Giuseppe sarebbe questa qua. Questo invece si trova nell'ansa del fiume, dalla parte della galleria dell'80, quindi un parcheggio al di sopra della galleria dell'80, qui. E come questo anche altri parcheggi indicati, come per esempio questo nella zona della discesa dello qui lo stadio, degli abitati là intorno dove è Piazzetta del Sole, P. Ma dove sta sto parcheggio? Allora, io direi
I parcheggi, che sono delle cose strutturali e che costano i soldi, perché devi fare l'esproprio, devi avere dei soldi accantonati, devi fare il progetto, lo devi realizzare. Sono cose che non vanno inserite in un piano che disciplina i cartelli, le strade. Se tu ci vai a inserire un'opera e mi metti sì, tanto i parcheggi ci saranno perché c'è una P qui, ma non hai messo gli espropri, i soldi, il progetto, la realizzazione, è una presa in giro. Per questo c'è una disciplina urbanistica che dice sui piani di dettaglio, put, eccetera, puoi mettere non opere da realizzare, un'altra opera, collegamento con università, vabbè, ma almeno questo è detta bene, perché qua dice studio di fattibilità per un collegamento diretto, quindi sul collegamento siamo allo studio di fattibilità, poi devi trovare i soldi per lo studio, i soldi per il progetto, i soldi per realizzare la funivia, vabbè, il libro dei sogni, mettiamocelo. Io lo eviterei, perché questo noi andiamo a disciplinare intanto quello che possiamo fare con cose concrete. Anche l'implementazione corsie riservate al bus, io chiedo ai tecnici dove sono, perché stanno scritte sulla leggenda, però poi non le vedo riportate nelle planimetrie. Cioè voi dite che bisogna implementare le corsie riservate al bus, le mettiamo in leggenda, ma poi sulla carta dove va questa visione? Bisogna anche specificare se sta guardando la planimetria di lungo o di breve termine. Lungo, né a breve. No, nel lungo c'è il Ponte San Ferdinando. Ponte San Ferdinando, questa è l'implementazione della corsia preferenziale, però è un'altra simbologia. Comunque, ecco, anche sul Ponte San Ferdinando, io volevo dire, sul Ponte San Ferdinando sono proprio contrario a questa cosa personalmente, voi anche l'avete detto. Però noi ce lo ritroviamo qua, sarebbe meglio avere una carta con questa cosa espunta, perché mi sembra che nessuno voglia a Teramo un'implementazione della pedonalità sul Ponte San Ferdinando. Tra l'altro è il contrario di quello che dovremmo fare. Noi semmai lì dovremmo cercare di unire un polo intermodale di scambio che attualmente non abbiamo, parlo della stazione, ma non abbiamo nessun polo di scambio intermodale. Perché scambio intermodale significa, e lo ricordo solo a me stesso, che tu devi cambiare la modalità di trasporto da modo ferro, modo gomma, modo bicicletta, modo a piedi. Noi a Teramo ancora non riusciamo a realizzare ciò. C'è un modo di scambio intermodale naturale che è la stazione, e la gente lascia la macchina nel quartiere di fronte, magari va a Pescara e ce la lascia il giorno. Noi invece che andiamo a fare qua in questa zona della stazione, andiamo a prevedere di disciplinare la sosta e di farla diventare di breve, di grande ricambio, eccetera. Andiamo, quindi non offriamo un parcheggio di lunga durata come si fa in tante città, per tu puoi stare tutto il giorno e paghi 2 euro, 1 euro la mezza giornata. No, facciamo, perché qui non ce l'abbiamo il parcheggio. Ma non è che un parcheggio, che è quello lo feci io, quello della stazione. È un parcheggio, ma nel senso il parcheggio di lunga durata già adesso, perché ha un abbonamento mensile di 15 euro attualmente. Sì, ma in poche unità, in poche macchine. Beh, sono oltre 100, più di 100 posti di auto, e non si sta riempiendo. Non è molto, diciamo, non è un parcheggio abbastanza grande, però molta gente lasciava la macchina. Sì, sì, perché ci sia l'abitudine. E questo quartiere anche sta emergendo pure il quartiere della stazione, compreso tra via Fonte Regina e via Roma, anche come una zona commerciale, una zona abbastanza vivace. Noi a questo punto andiamo a mettere lì, come facciamo per il centro, una disciplina della sosta, che significa sosta a pagamento, con questo potenziamento anche del parcheggio qui dietro. Un parcheggio di 100 macchine non è non c'è un'implementazione a pagamento. Eh sì, perché se io qui vado a leggere, è scritto proprio sulla... Io mi sto basando sulle carte che avete fatto. Sì, c'è scritto zone di suddivisione per le strategie di sosta dei residenti del centro storico e della zona speciale. Qua c'è anche un errore, quartiere della stazione. Sì, ma non c'è scritto che sono parte. Quartiere della stazione. Sì, ma anche il discorso della rotazione. Sono strategie di sosta dei residenti del centro storico, dei residenti. Quindi queste aree verdi sono
Allora, quando io vado a leggere le azioni specifiche all'interno della normativa, poi c'è scritto che bisognerà limitare la sosta in queste zone tratteggiate, che ce l'abbiamo fatta erroneamente in verde, e implementare la sosta all'interno dei parcheggi contenitori a pagamento. Questo lo posso leggere anche specificamente negli appunti compresi. Sì. Ecco, vede perché ha ragione secondo me Antonetti quando dice azzeriamo e ripartiamo. No, perché guardi, le cose però, ce le dobbiamo spiegare sempre questo, verbalmente dopo. No, ma guardi, ma ci possiamo entrare, magari è un'occasione anche proprio per superare questi equivoci, nel senso che la zona questa tratteggiata della stazione equivale a quella del centro, cioè è l'azione 24 nello specifico, dove vediamo che i residenti possono essere riservati anche dei posti nelle strutture anche da realizzare. In questo caso parliamo di quelli da realizzare in questo centro. In questo caso dobbiamo inserire le parole chiare per i cittadini, sì. Parcheggi a pagamento in strutture. Ma non sono a pagamento per i residenti, scusami, io... Ah, i residenti? No, allora, nella bozza di piano iniziale, questo è un altro punto, forse... Io mi baso sulla bozza di piano. Sì, no, lei ha ragione. Nella premessa, no, io credo, è vero, perché nella bozza di piano ci sono due passaggi sul pagamento dei residenti. In uno, dove si dice, dove la MICAB ha previsto il pagamento anche per la prima auto dei residenti, questo è previsto nel piano, e in un passaggio dove non si fa riferimento al pagamento. Però noi penso che siamo tutti d'accordo, maggioranza, noi abbiamo detto già in maniera molto chiara che la prima auto dei residenti, noi vogliamo il primo posto auto dei residenti, dobbiamo dare liberamente, se siamo tutti d'accordo. È una cosa che lo dice adesso, io ne prendo atto perché nel documento l'ho detta diverse volte. Ma nel documento non lo so. Però, allora, giusto sul metodo, diamoci, io, giusto per capire... Non ci sta scritto. No, vabbè, no, diamoci un metodo. Allora, pagina 55, distribuzione spazi dedicati a parcheggio per sfruttare al massimo i parcheggi multipiano esistenti, San Francesco e San Gabriele oggi sottoutilizzati. Significa che se le macchine vanno lì e quelli sono di privati, se non li pagano i cittadini, li paga il comune. Ha appostato il bilancio delle somme, apposterà per pagare il parcheggio ai residenti? Ok, giusto per non tornare in ogni discussione, in ogni volta che tocchiamo un punto, ma sul piano c'è scritto. Allora, il piano, la bozza approvata in giunta, tiene conto di uno studio preliminare fatto nel 2021, di una delibera di giunta del comune di Teramo, dove noi abbiamo indicato tre priorità: l'aumento degli stalli, il parcheggio per i residenti, e non l'abbiamo specificato per tutto, quindi credo che sia questo il motivo. Ce ne fosse sulla delibera di giunta, dovevamo già indicare che avevamo il desiderio e la volontà di dare un trattamento. Quindi forse quella che volte sì, sì. Perché se ogni volta torniamo a dire questa è una bozza, però l'avete approvata così. Sì, l'abbiamo approvata così. Consigliere, posso finire? Per favore. Siccome ho detto più volte che questa è una bozza, che è stata approvata così, e che è inutile dire continuamente sì, ma l'avete... No, questa è una bozza che è stata elaborata da un soggetto esterno che aveva delle indicazioni da parte nostra. Su questa bozza noi siamo liberi di fare tutte le modifiche che vogliamo, quindi è inutile dire ma la bozza è così. Possiamo modificarla, non diciamo più la bozza è così. La bozza è fatta in un determinato modo, possiamo osservarla, scriviamo tutte le osservazioni, però quando ci sono... Non funziona così, sa perché ha senso? Noi abbiamo questo strumento funziona così. Confrontarci sul nostro documento. Il documento nostro è quello approvato in un diverso modo. Benissimo. Allora, il consigliere, la procedura prevista dalla norma nazionale è questa. No. Come no? La procedura prevede che voi adottiate una cosa in cui credete. Ma ascolti, se non ci credete guardi, ascolti, no, ascolti, ma noi non è che siamo liberi di credere in quello che vogliamo. Perché 16 obiettivi sono obbligatori dal Ministero del Trasporto. Gli obiettivi si aggiungono in mille modi. Sì, ma infatti li abbiamo aggiunti. Quindi abbiamo una bozza oggi, non continuiamo a dirci. La possiamo modificare. Cioè non continuiamo a dirci. La bozza approvata dall'amministrazione ce l'abbiamo, è questa. Vabbè, io vado avanti. È chiaro che la possiamo modificare, parliamo.
d'accordo. Noi avremo chiunque ha necessità di confrontarsi sì, sì, con una io ho detto a carattere generale, possiamo modificare tutto, no? Questa è la bozza provata. Allora adesso io vedo le cose che ho trovato, lei mi dice se sono nella bozza mentale o in quella fisica che ho visto. Non sto dicendo questo. Perché se no diventa lo sfogatoio di qui no. Sopra che non produce effetti. Marco. Per produrre. No, aspetta. Facciamo una cosa. A continuare così random sul nulla, invece diamo valore al tempo nostro, dei nostri cittadini e dei nostri tecnici, recependo ogni cosa di quello che dice, così vede che sono meno un approccio meno clericale o ecumenico magari, ecco, e ci abbiamo pure la grinta da tirar fuori. Allora voglio dire, e torniamo sul tema. Che dovremmo fare secondo te? Secondo me, secondo noi dovremmo avere un approccio più sensibile e centrato e più cadenzato tema su tema che l'amministrazione, molto probabilmente, come manifestato dall'assessore Filipponi, intende anche recepire, ma non possiamo saltare pagina 1, pagina 50 dicendo inesattezze, qua c'è il parcheggio, là non c'è il parcheggio, là lo stallo a pagamento, la modalità intermodale è un qualcosa che evidentemente è prevista e possiamo ampliare e o prevedere. Allora, mo ti dico, guarda, io fino a mo non ho detto nessuna inesattezza, perché io ti dico quello che ho letto. Allora, ricominciamo, il parcheggio qua non ho capito dove sta, questo parcheggio qua dov'è? Le posso leggere il testo della scena, glielo posso leggere il testo. Stai chiaro, però è c'è un intervento e vediamo quello che è. Consigliere e fare domande. Aspetta, ci sono altri prenotati. Se vuole parliamo di questo o parliamo di questa cosa. Benissimo, allora, gliele posso... Sì. Ci vogliamo dare un metodo però? Quella esatto, è una codina, ci vogliamo dare un metodo però? Allora, se voi facciamo così, finisca l'intervento, poi dopo magari le rispondiamo tu. Se ci mettiamo d'accordo su... Dai Marco, dai. Beh, vabbè, ma allora, penso che se ci capiamo sul metodo possiamo andare avanti in maniera costruttiva. Allora, il metodo migliore è che voi forniate una cosa che non volete dare, una carta. Su questo non siamo d'accordo, vedremo cosa fare. Scusate, ma posso finire? Posso finire? Ho detto, se noi vogliamo procedere bene, dovete annullare questa porcheria che è stata fatta e ci confrontiamo su un documento e uno scritto univoco. E poi non ci sbagliamo più. Se dobbiamo andare avanti così, noi siamo buoni perché teniamo la nostra città, non tanto l'amministrazione, vogliamo darvi il nostro contributo. Prima cosa, sono stati parcheggi segnati irrealizzabili e non ci sono né fondi né niente. Suggerimento, toglieteli dalle mappe, quelli che non figurano, perché a occhio e croce qua c'è la galleria dell'80, la piana di San Giuseppe sta di qua e qua sotto alla zona della piazza del Sole non c'è niente, quindi vanno levati. Per dirvi due cose, andando ancora avanti, la chiusura del ponte San Ferdinando, siete d'accordo anche voi, va tolta, ma semmai andrebbe stabilito un collegamento tra la stazione come nodo di scambio intermodale, andando a reperire anche dei parcheggi di lunga sosta, anche gratuiti, lontani dalla città. Questo potrebbe prevedere un bus. Abbiamo il parcheggio esistente di Cartecchio sottoutilizzato. Se ci fosse un collegamento, un poveraccio che viene a lavorare a Teramo e non ha né 15 euro settimanali né 10 euro giornalieri che paghi in centro, parcheggia al Camposanto, prende la stazione intermodale della ferrovia che diventa una metropolitana di superficie e arriva alla stazione e poi va a piedi in centro. Io metterei questo su un PUMS a 10 anni,
Poi, riduzione dei parcheggi a pagamento nel centro storico. Non sono d'accordo. È stato tolto, ad esempio, il parcheggio intorno al Teatro Romano. Ce l'avete presente via Paris? Nella parte di sotto c'è un parcheggio a pagamento. Questo, dalla cartografia esistente, mi dica l'assessore se sbaglio a vedere, buono o no, è stato tolto. Perché è stato tolto quando noi dobbiamo incrementare? Perché dice che è stato tolto? Perché quando è indicato, c'è scritto nella leggenda parcheggi, quando non c'è più il parcheggio. Però vede la P gialla. È... Tra l'altro questo è ZTL, per cui come fa ad andare in un parcheggio se prima c'è il varco della ZTL? Quindi aspetti, la cartografia indica il varco, che lo può passare solo chi è autorizzato, e per me quello è un parcheggio per consentire a chi deve venire in centro storico di avvicinarsi. Se c'è il varco, dopo non c'è il parcheggio. Inoltre sono indicate le zone parcheggio con colore azzurro chiaro, lì in via Paris non è indicato, deduco, però poi c'è la sua mente che mi dirà che non è così, mi dica. Non è veramente, perché no. Mi chiedono di rispondere dopo, va bene, mi rispondo. Poi un'altra cosa, invece avrei voluto che venisse tolto il parcheggio di Piazza Dante. Adesso il comune è rientrato nella disponibilità e abbiamo sempre parlato del piano a raso di Piazza Dante. Invece questo c'è sui disegni, è indicato parcheggio di Piazza Dante nel PUNS a lungo periodo. Perché a lungo periodo almeno non pensiamo che Piazza Dante possa tornare alla fruibilità della gente? Punto interrogativo, parla del raso, certo. Non è a raso. Allora, facciamo una cosa, per lavorare, facciamo tutti gli interventi, poi l'assessore e l'ingegnere possono rispondere. Qui in grigio è indicata una zona, è indicata una ZTL nel lungo periodo. Sarebbe bene confrontarci con una vostra idea di ZTL, però non possiamo perché abbiamo la proposta dell'AMICAB. Qui è indicata col grigio una ZTL di lungo periodo. Ora, se uno va a fare un perimetro non basato sull'evidenziare le vie, ma sul perimetro del centro, vedrà che tutto il centro storico, tranne una piccola zona a Porta Madonna intorno a Piazza Dante, è tutto ZTL. Secondo me Teramo non può permettersi una ZTL così grande. Quindi la mia proposta è: sostituiamo la ZTL con una previsione che è in molti PUMS d'Italia, che è la zona 30, cioè le macchine danno precedenza ai pedoni e vanno massima a 30 all'ora, ma nel caso di necessità possono entrare. Poi abbiamo detto individuare un parcheggio di sosta gratuita a lunga durata. Io vi ho proposto anche Carpecchio, ma per dire la zona del palazzetto dello sport, un'altra zona di accesso nella città, potrebbe essere un parcheggio di lunga durata. Se nel PUNS noi prevediamo un collegamento per chi viene, quindi ci sono varie strade da cui si confluisce a Teramo, attestandoti su ogni strada, che poi sono le SS80, la SS81 e le successive varianti, queste sono le strade, noi potremmo avere dei parcheggi per chi non può spendere tanti soldi per arrivare in centro, viene a lavorare a Teramo e può lasciare l'automobile. Di questo non c'è nessuna previsione. Poi, per le merci, mi sembra che ci sia qualcosa soltanto nel parcheggio San Francesco, ma qui sulle merci in centro, che creano molto caos, l'approvvigionamento delle merci a tutte le attività che si trovano in centro, noi potremmo fare un punto di raccolta con dei mezzi elettrici che provvedono alla distribuzione. 25 anni fa da Iacvar già c'era, non arrivavano le merci in centro, c'erano i carrelli con tutta roba elettrica, parliamo di 25 anni fa, sembrava chissà che cosa, no? Noi potremmo provare a pensare allo smistamento. Il supermercato che sta in centro non arriva il tir che blocca mezzo centro e crea un macello, si fa una cosa più civile. Di questo sul piano non ho visto, non ho trovato niente. Poi abbiamo implementare l'uso della bicicletta. Tutto il centro storico non c'è una corsia preferenziale per le biciclette.
Io vado in bicicletta, quando devo scendere il centro storico, cioè andare da Piazza Garibaldi a Porta Madonna in discesa, devo fare tutti contromano, oppure devo passare alla circonvallazione. Possibile che con tutti questi sogni faraonici, di ZTL, aree pedonali, una strada, come tutti i posti di mare e tanti altri comuni, non possa essere dedicata al transito esclusivo di biciclette andate e ritorno, in maniera che uno sta in città e non va a rischiare la pelle con i tir fuori alla circonvallazione che è già stretta di suo? Di questo del PUMS non c'è niente. Abbiamo detto i parcheggi per i residenti, ha risposto qualche cosa l'assessore, ma questo va disciplinato bene, perché chi è residente in centro, il centro storico è svuotato, molti sono andati via per il terremoto. Non pensate che sia così bello vivere in centro storico. Spesso ci sono manifestazioni, ci sono problemi per i residenti, non sai dove mettere l'auto, hai problemi perché la popolazione è piuttosto anziana, se hai uno che si sente male di mattina presto non sai come deve fare. Quindi va fatta una disciplina specifica per i residenti totale in centro storico, e non diciamo alla fine come captatio benevolenze che noi faremo tutto gratuito, perché poi per fare le cose gratuite, siccome un costo c'è, devi dire il comune dove va a prendere. Poi mi riservo di intervenire nel prosieguo su altre cose, non voglio allungare, sono tanti anche dettagli più minuti, però io farei una base univoca, almeno vostra, e noi nel caso aggiungiamo qualche piccola cosa, ma che non sia né un libro di sogni con previsioni faraoniche di parcheggi e di teleferiche, di seggiovie, quando invece mancano cose importanti come la gestione dei merci, delle merci, quella della sosta, anche prevedendo anche quella gratuita, le corsie degli autobus che potrebbero, per esempio il bus navetta, se tanto detto, per incrementare il centro, e i parcheggi di lunga sosta, perché non prevedere un reinserimento del bus navetta, che fu una trovata di Sperandio, credo di Bucciarelli, che fu una buona cosa e che si è mantenuta per tantissimo tempo, che sia elettrico, che sia gas, si usa così tanto l'elettrico, allora era avveniristico, ma questo non è previsto nel PUMS. Vogliamo andare avanti così? Proviamoci, non lavoraccio per noi. Se invece voi rielaborate le idee, siete scesi nell'argomento, chiedete ai progettisti, fateci queste cose, noi ci confrontiamo sul documento nuovo e noi sparagniamo anche un sacco di tempo a venire qua, perché andando avanti così e dovendola fare noi, avremo bisogno di uno che queste cose mano a mano le redige, però un disegno non è la carta. Secondo me questo ci vuole.